Allora oggi, carissimi, è la festa di Sant'Andrea, Sant'Andrea Apostolo, come abbiamo ascoltato, fratello di Pietro. Meglio, noi sappiamo che San Pietro si chiamava Simone, che poi il Signore, in virtù della sua missione, gli mutò il nome in Pietro, perché Chefa, Pietro, doveva essere il fondamento, la pietra angolare della struttura gerarchica della Chiesa, quindi il capo visibile, il vicario di Cristo in terra, diciamo pure il primo papa. E il Vangelo di oggi ci parla in modo schematico della loro chiamata. In che senso in modo schematico? Nel senso che i Vangeli molte volte riassumono per una finalità di insegnamento, per una finalità pedagogica, magari avvenimenti che sono potuti essere anche più articolati, drammatizzati nella realtà. E infatti San Giovanni, nei primi capitoli del suo Vangelo, ci parla proprio di come è avvenuta concretamente la chiamata di questi due fratelli. E cioè che prima è stato chiamato Andrea, il quale era tra i discepoli di Giovanni il Battista, sente Giovanni il Battista che indica Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e allora Andrea, con l'altro discepolo, che quasi sicuramente era Giovanni l'Evangelista, si mettono a seguire Gesù. E poi Andrea, dopo aver conosciuto Gesù, si reca dal fratello Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia. Allora, Sant'Andrea è stato il primo chiamato tra gli apostoli, e difatti i greci lo chiamano Prototkritos. Proto vuol dire primo, clito, clino vuol dire chiama in greco, quindi il primo chiamato. Ed è stato lui, e attraverso di lui, che la chiamata è arrivata poi a San Pietro. Sappiamo anche che egli ricevette il glorioso martirio a Patrasso in Grecia. Patrasso è una città importante della Grecia, nella Caria, nel sud della Grecia, e durante, ecco, il Medioevo, il corpo di Sant'Andrea è stato portato ad Amalfi, e ad Amalfi hanno costruito una grande cattedrale, cioè una grande chiesa, una basilica enorme, alla fine di una scalinata, e lì è conservato il corpo di Sant'Andrea, il quale, come il corpo di altri santi, famoso soprattutto San Nicola, ma non in modo metodico, preciso come San Nicola. San Nicola ogni 9 di maggio e suda la mano questo liquido misterioso e miracoloso. Invece Sant'Andrea ogni tanto, ecco, sudano le sue ossa questo liquido che viene detto manna, perché non si sa bene che cos'è. E il corpo di Sant'Andrea fino a qualche decennio fa era integro ad Amalfi. Poi nel 1965, mi pare, siccome gli ortodossi sono molto devoti anche di Sant'Andrea, allora loro hanno restituito, gli amalfitani hanno restituito solo la testa di Sant'Andrea alla chiesa di Patrasso, per cui adesso c'è tutto il corpo ad Amalfi, invece la testa è stata portata, il cranio, evidentemente sono le ossa spoglie, sono state restituite a Patrasso, la chiesa della Grecia da cui appunto, in cui appunto ha ricevuto il glorioso martirio. Ora, che cosa possiamo dire in più? Che per seguire Gesù bisogna staccarsi dagli interessi e dagli affetti. Ora, i sacerdoti, i frati e le suore, i frati e le suore in modo ancora più evidente, i sacerdoti in un certo senso anche
radicalmente, però un po' tutti i fedeli devono essere come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, vedete, ed essi subito, quindi senza esitazione, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. La barca indica gli interessi, il lavoro. Il padre indica la famiglia, gli affetti. Ora, naturalmente, per un laico è diverso che per un sacerdote, così come è diverso che per una suora, un frate. Però, ecco, che cosa vuol dire concretamente per un laico non attaccarsi agli affetti, agli interessi, lasciare la barca e il padre? Vuol dire che comunque Dio deve stare al primo posto, anche prima dei propri interessi personali e anche prima degli affetti familiari. Questo è molto forte. E un'altra cosa mi suggeriva la parola di Dio, ossia, quando chiama Pietro e Andrea il Signore, loro erano pescatori di pesci, e lui dice: seguitemi, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Quindi restano pescatori. Non dice: voi eravate pescatori, vi faccio pastori adesso. Sì, saranno anche pastori. Però usa la stessa parola. Questo che vuol dire? Che in realtà noi siamo chiamati al servizio di Dio con le capacità, con le doti naturali che già abbiamo. Non è che la grazia di Dio o la grazia della chiamata ci cambia completamente, rimaniamo sempre noi stessi, con le nostre abilità, con i nostri talenti, anche con i nostri difetti. Ed è proprio in questo modo che noi dobbiamo servire Dio. Cioè la chiamata non stravolge la nostra vita naturale, ma la sublima, la utilizza per un fine più grande. Allora Sant'Andrea Apostolo possa intercedere affinché noi possiamo mettere tutta la nostra vita al servizio di Dio e possiamo mettere Dio al di sopra dei nostri interessi e anche dei nostri affetti particolari. Così sia. Amen.